Mario Valenti, 21 anni, di Rocca di Caprileone, studente presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo, è uno dei 26 artisti tra i 2000 partecipanti, scelto da 26 motivi per fare arte, un'iniziativa sociale ma di grande prestigio nazionale promossa da Vittorio Gucci. Con una sua opera Ars in Aeternum Vivit è entrato nel gruppo dei 26 selezionati da una giuria di cui hanno fatto parte nomi eccellenti della moda e dell'arte come Vittorio Sgarbi, Alessandro Meluzzi, Gio Squillo, Cristiano De André e Giorgio Forattini. Il suo lavoro sarà riprodotto su capi d'abbigliamento, cover per cellulari e altri oggetti di uso quotidiano, ma soprattutto verrà esposto nelle gallerie Milano Art Gallery, Spoleto Arte e Venezia Arte, per poi essere lanciato anche alla fiera Pitti Uomo di Firenze. Il quadro ha una struttura compositiva principale piramidale, la cui base è costituita da un complesso piedistallo con i vari elementi sovrastati da un'imponente figura femminile centrata, classicamente costruita intorno a un asse verticale. Un incontro di luci, riflessi e coloriture, lo ha definito la giuria, da cui deriva una calda patina dorata, movimentata da sapienti effetti di luce e ombre, che rimangono soffuse per effetto delle nuvole che vanno dissolvendosi contro lo sfondo in alto e alle spalle della figura femminile. Sulla linea dell'orizzonte a destra hanno colpito anche le propaggini del promontorio di Capodurlando, dietro il quale non visibili ma percepibili le isole Eolie. Mario, che nonostante la giovanissima età sui Nebrodi si è fatto apprezzare per dipinti, sculture e installazioni sin da bambino, avrà adesso l'occasione offerta da 26 motivi per fare arte di approdare ad aziende del fashion che trasformeranno le opere in collezioni di abbigliamento e accessori.